come parte questo Civitavecchia in vista della prossima stagione? Beh, è una serata di festa perché credo che dopo tanto, tanto tempo ce lo meritiamo un po' di stare bene, di stare insieme a tutte quante le famiglie, ai tifosi, a voi della carta stampata, dei giornali e a qualche autorità che verrà a trovarci. Partiamo bene, partiamo sapendo che non siamo ancora al completo, probabilmente c'è bisogno di qualche altra cosetta, ma non abbiamo fretta, non l'abbiamo avuta nemmeno nel ritiro e piano piano avete visto che i giocatori sono arrivati anche di una buona levatura. Credo che anche il non partire tra i favoriti non sia un problema, in quanto abbiamo visto spesso dal mese di gennaio in poi le squadre, e noi ne siamo stati chiaramente la prova l'anno scorso. Quindi il campionato è lungo, non vogliamo fare acquisti azzardati, non abbiamo bisogno di acquisti di credito, uno l'abbiamo fatto, lo stiamo aspettando, che è quello di Ciro di Fiandra, e quindi stasera è qui, quindi vuol dire che è dei nostri. Buon segnale. E niente, stasera ci godiamo la festa, i ragazzi hanno sudato tanto, hanno lavorato tanto. Credo che siamo partiti in ritardo ma abbiamo recuperato molte posizioni. Non siamo in pole position, però la gara è lunga e ci speriamo, insomma. Innegabile dire che quest'estate è stata un po' travagliata con la questione Arduini, che ha un po' rallentato, ecco, quello che era il mercato ed anche la preparazione della stagione. È così? Questo può creare un problema o è stato già superato questo piccolo momento d'impasse? No, io mi auguro che sia già stato superato perché francamente ci ha spiazzato tutti, però in genere io non guardo mai indietro. Al momento in cui abbiamo preso una decisione con gli altri del direttivo siamo partiti e mi sembra che abbiamo allestito una buona compagine. È chiaro, ci manca ancora forse qualche paio di ciliegine sulla torta. Una potrebbe anche essere un innesto nella società anziché nella squadra di personaggi che vogliono il bene del Civitavecchia e che possono aiutarci. Però come ho detto spesso in ultimi tempi, noi gli stiamo facendo le radiografie perché le ultime esperienze ci hanno un po' scottato, anche se ci hanno fatto divertire lo scorso anno, però quest'anno avrebbero rischiato di escludere il Civitavecchia dal campionato. Non facciamo nomi? No, i nomi non si fanno, non ti ripeto, non guardo mai indietro, cerco sempre di guardare avanti. Avanti è una compagine societaria che va rafforzata, abbiamo tante richieste di venire sia a partecipare al tavolo con noi sia di andare avanti da soli. Noi stiamo valutandole tutte e comunque quello che abbiamo fatto secondo me è già importante, come dico io, dalla cintola in su, nella parte alta della classifica. Se riassortiamo senza voler impintarci e senza promettere cose che poi non vengono mantenute, che poi questi personaggi se ne vanno e il nome del Civitavecchia rimane. Ecco, stasera è una partenza diversa, una partenza di gente per bene, gente seria, gente che si vuol divertire con le famiglie, con voi e che manterrà tutte le promesse. Speriamo anche quella di fare un campionato d'alto livello. Ti ripeto, non siamo in pole position, però abbiamo recuperato molte posizioni da quest'estate. La festa sta per cominciare, insomma la location è bellissima e anche la serata dei sogni, ce l'ha il sogno della Civitavecchia? Ritorno a casa perché la SNC Civitavecchia è la mia casa e quindi quando abbiamo fatto delle cose qui ci è andato spesso di lusso nel campionato. Abbiamo voluto porta fortuna. Porta fortuna, infatti l'abbiamo voluto fare qui perché ripeto, io qui sono a casa. Si sogna la promozione? La promozione in questo momento non la possiamo promettere, possiamo garantire di fare un campionato buono e di fare di tutto per. I ragazzi devono stare tranquilli, l'allenatore anche e soprattutto la società che deve ancora fare uno scattino e crescere, ci stiamo provando. Sandro Fabietti sta per iniziare la festa di questo nuovo Civitavecchia, davanti a noi i giocatori che sono arrivati durante quest'estate anche un po' tribolata, possiamo dire così, per il Civitavecchia. Ecco, la domanda è questa, è pronto il Civitavecchia per la nuova stagione? È pronto a partire? Il Civitavecchia è pronto a partire perché abbiamo fatto una squadra ponderata, giusta, giocatori che servivano al Civitavecchia senza fare troppi esuberi. Abbiamo fatto un'ottima squadra, secondo me bisogna lottare tutte le partite e alla fine sicuramente ne usciremo fuori abbastanza bene. Manca un qualcosina ancora sul mercato, ci ha detto Ivano Iacomelli, è così? Qualcosina, come dice il presidente, secondo me manca, ma la stiamo studiando insieme per prendere un acquisto giusto tra me, Ceccacci e Ivano Iacomelli. A parte Di Fiandra che è qui ormai. Sì, Di Fiandra è qui e sta con noi. Però qualcosina cerchiamo e vediamo di trovare qualcosa tra presidente Ceccacci e me, da trovare qualcosa di buono. Chiamiamo in causa appunto anche Ceccacci.
È la serata anche un po' dei sogni, quella di questa sera, sta per partire questa nuova avventura in campionato, ecco, ce l'ha le carte in regola il Civitavecchia per sognare le prime posizioni di classifica? Ma infatti è lo slogan nostro proprio degli abbonamenti, tu ti riferisci anche a quello, ama il tuo sogno, è perché stiamo provando a fare qualcosa di positivo. Credo che ci stiamo riuscendo, abbiamo lavorato tanto quest'estate, abbiamo messo su una squadra d'ordine, una squadra che sicuramente speriamo che ci toglierà tante soddisfazioni. Insomma, il lavoro è stato faticoso, duro, però credo che ce l'abbiamo fatta. Adesso aspettiamo soltanto domenica la partenza e vediamo cosa ci porterà. Ecco, innegabile un po' di ritardo per quanto riguarda la questione Erduini, che ha un po' rallentato questo mercato. È superato questo momento, è tutta acqua a passare, e quindi il Civitavecchia riparte tranquillamente, ha recuperato questo gap? Assolutamente sì, il Civitavecchia adesso ha una nuova identità, un'identità forte, importante, come potete vedere, insomma, c'è molta gente che ci segue e spero che insomma ci possa continuare a seguire anche nel prossimo tanto futuro. Tanto ha messo secondo me il signor Iacomelli, molto ha messo il signor Iacomelli, se non c'era lui era un po' dura. Una promessa per questi tifosi, anche qualcuno lo vediamo anche qua già pronto per la festa, c'è un sogno per il Civitavecchia? Ma guarda, Civitavecchia come la piazza deve avere sempre un sogno secondo me. Andiamo avanti partita per partita e cerchiamo di far sognare il Civitavecchia. In quest'ottica partire bene sarebbe già importante. Fondamentale. Sì, lo dicevamo quest'oggi al campo con Sandro, l'importante è partire bene. Ce la possiamo fare, abbiamo questa sensazione, poi voglio dire il campo ci darà o non ci darà ragione, questo lo possiamo vedere nel tempo. Siamo con Capitan Nencione, oggi è la giornata di festa per questo Civitavecchia che parte per questa nuova avventura in campionato. Ecco, lo chiedo a te che sei un po' il capitano di questa squadra, siete pronti per questa nuova avventura? Sì, diciamo che c'è entusiasmo, siamo una squadra giovane, dobbiamo cercare di dare il meglio, tirare fuori il meglio soprattutto dai giovani e cercare di fare un buon campionato. La squadra c'è? Gli acquisti sono arrivati anche se con un pizzico di ritardo per insomma, delle questioni societarie, però poi il mercato è stato fatto, qualche colpo l'hanno annunciato proprio oggi con Di Fiandre che è già qua alla festa, la squadra c'è per puntare in alto, non so, dimmi tu. Ma guarda, in alto è un parolone, la squadra, ripeto, è una squadra giovane, quindi non ci poniamo obiettivi, cerchiamo di fare un buon campionato, poi quello che viene insomma è tutto guadagnato. L'importante è già domenica si parte. Partire con il piede giusto sarebbe già ottimo. Sarebbe bello soprattutto partire con una vittoria. Giochiamo in casa e sarebbe bello partire con una vittoria. Ho provato a chiederlo anche ai dirigenti. Questa sera insomma si sogna anche un po' perché la serata è di quelle piacevoli. Insomma siamo sul lungomare di Civitavecchia. È troppo sognare una promozione o appunto un piazzamento di alta classifica? Ma guarda, sognare non è mai sbagliato, però andiamo con i piedi, siamo con i piedi per terra perché, ripeto, squadra nuova, progetto nuovo, quindi andiamoci calmi, dai. Annunciato praticamente nel giorno della presentazione della Civitavecchia, Ciro Di Fiandra, tutto pronto per la tua firma, ormai sei un giocatore del Civitavecchia. Sì, mancano diciamo, gli ultimi dettagli, diciamo che manca solo la firma. E sono contento perché è una piazza bellissima e penso che nel Lazio piazze così non ce ne sono. E diciamo che devo recuperare da un piccolo infortunio, però penso che per fine settembre di essere pronto a disposizione. Hai iniziato un po' a conoscere i nuovi compagni di squadra, forse qualcuno lo conoscevi già. Secondo te dove può andare questo Civitavecchia? Ci sono dei giocatori che possono appunto permettere alla squadra di arrivare su in classifica? Diciamo che io la squadra l'ho vista poco, conosco qualche ragazzo, è una squadra giovane. Un campionato difficile quest'anno con delle sorprese che hanno messo dal girone B al girone A, quindi obiettivi non ce li fissiamo, cerchiamo di fare bene ogni domenica, poi quello che viene ci prendiamo diciamo, un po' tutto, il bello e il brutto di una squadra giovane, di un progetto nuovo insomma. Pronto già per domenica o ancora devi recuperare? Magari, no, per domenica ancora no, e ci vorranno ancora 2-3 giornate se tutto va bene secondo i piani.
forse dalla quarta, diciamo, dalla quarta giornata in poi potrei essere a disposizione. Ciro, ultima domanda, un obiettivo personale ce l'hai, un obiettivo tuo personale? Immagino che a suon di gol cercherai di insomma sorprendere i tifosi Civitavecchiesi. Per me sarebbe un piacere, perché comunque fare bene in una piazza del genere e diventare un giocatore importante di questa tifoseria è il mio sogno, diciamo. Obiettivi non me ne pongo, scenderò in campo ogni domenica per fare bene e per dare il massimo per questa squadra, per questa piazza e per i tifosi. In bocca al lupo. Crepi. Siamo con mister Fazzini, oggi parte questa nuova avventura con il Civitavecchia. Come parte il Civitavecchia, anche perché domenica inizia il campionato, quindi insomma siamo già pronti per la partenza di questo nuovo campionato. Come arriva il Civitavecchia alla partenza? Ci faremo trovare pronti, anche se abbiamo qualche assenza di troppo, però visto che abbiamo un organico fatto da gente giovane, gente in gamba, sicuramente, come ho già detto anche in precedenza, giocare contro di noi non sarà facile per nessuno. Obiettivi per questo Civitavecchia, anche qualche sogno se c'è per mister Fazzini, per questo Civitavecchia che sta per partire? Ma questa per me è una piazza, una realtà che va al di là di tutte le altre, perché io qua ci ho passato gli anni più belli da calciatore che ho avuto. Diciamo, i sogni la mettiamo di da parte, adesso bisogna guardare la realtà. La realtà dice che dobbiamo fare bene per rispetto di una città importante e noi cercheremo di farlo nella migliore maniera possibile. Mister, ha parlato di giovani squadra, è arrivato però oggi Di Fiandre, che è già qua con la maglia della Civitavecchia, che sarà un acquisto in corsa perché ha un piccolo problema, un piccolo infortunio. Questo è un giocatore importante a sua disposizione. Diciamo che l'abbiamo coccolato durante il periodo dell'infortunio, che ormai è già da ben più di un mese, per cui già vederlo con la maglia del Civitavecchia per noi ci rende orgogliosi. Gli staremo vicino anche durante questa prima fase di recupero, sia fuori dal campo come stiamo già facendo che in campo, e sicuramente speriamo di trovarlo fra 3-4 giornate anche dentro al campo, che poi è la cosa che lui sa far meglio. Mister, come detto, domenica si parte. Partire bene sarebbe già tantissimo. Sì, giocavo contro una squadra difficile, perché loro sono una squadra che è retrocessa alla nazionale dilettanti. Diciamo che i giocatori più bravi a livello di organico sono rimasti. Ci hanno messo anche qualche giocatore interessante che avevano 2 anni prima, quando hanno vinto l'eccellenza. Non sarà sicuramente una partita facile. Non è che il calendario ci è stato molto vicino per quanto riguarda la prima giornata. Però, come ho detto, è la prima partita, ci teniamo a far bene. Per cui faremo di tutto per onorare questa maglia. Mister, lei i sogni li mette da parte, la domanda gliela faccio io. Sognare una posizione di alta classifica, una possibile promozione, è troppo per questo Civitavecchia? Adesso partiamo, poi ci renderemo conto mano a mano che andiamo avanti. Io devo fare un plauso a questa società che ha rilevato il tutto 2-3 giorni prima dell'inizio di preparazione. Il 24 luglio siamo partiti, eravamo... Non era molto contento all'inizio? No, non ero contento perché non eravamo una squadra. Adesso la società, diciamo che ha creato un bel gruppo, anche se, ripeto, giovane, con qualche giocatore grande, e diciamo che nell'arco di questo mese abbiamo fatto e hanno fatto tantissimo. Chiaramente per arrivare al top ci vuole ancora un po' di tempo, però piano piano ci stiamo attrezzando per arrivarci. Cosa diciamo ai tifosi del Civitavecchia? Di starci vicino e tifare per questi colori che sono i più belli di tutti. Siamo con il presidente Stefano Biondi, si parte per questa nuova avventura con il Civitavecchia. Lei ormai è parecchio tempo che si trova qua a Civitavecchia. Questo è il quarto anno che sono. Quarto anno di Civitavecchia, come parte il Civitavecchia per questa nuova avventura? Penso che parta col piede giusto, perché abbiamo riformato un bel gruppo, e sono determinati, abbiamo ripreso il numero uno dei portieri, penso che andremo abbastanza bene anche quest'anno. L'estate non è stata molto facile perché c'è stato anche la vicissitudine con Arduini, che ha un po' rallentato i tempi. Sì, un pochino sì, però avete recuperato questo? Abbiamo recuperato sia il tempo perduto, e Arduini ormai è fuori, comunque non ha lasciato un brutto ricordo come persona, però almeno per quanto riguarda la squadra. Proseguiamo da soli e proseguiamo come abbiamo sempre fatto, nel migliore dei modi. Presidente, io ho provato a chiederlo anche ai dirigenti, anche all'allenatore e ai giocatori: sognare una promozione, sognare i piani alti della classifica è troppo per questo Civitavecchia?
Forse sì, però faremo del nostro meglio, anche se tutto va come dovrebbe andare, a dicembre cercheremo di rinforzarci ancora di più e poi sperare anche magari nella promozione. Ma rimaniamo per ora con i piedi per terra e accontentiamoci di quello che abbiamo. Per lei è il quarto anno, come detto, sì. Vuole continuare ancora per molto a essere qui a Civitavecchia, si trova almeno finché non ho trovato una persona idonea a sostituirmi, che non faccia più debiti e che porti la squadra ad alti livelli, come abbiamo provato quest'anno con Arduino. E allora buonasera, siamo qui per la presentazione ufficiale dell'organico della SD Civitavecchia Calcio per la stagione 2017-2018, campionato categoria eccellenza. Allora, io chiamo qui il padrone di casa, venga, nonché amministratore delegato, Ivano Iacomelli, un applauso! Buonasera, saluto a tutti perché questa sera è veramente importante, siamo qui tutti quanti alla piscina per festeggiare e per augurare il buon viaggio a una squadra come Civitavecchia Calcio che dopo anni di sofferenza, perché tutti si sono divertiti a spendere parole, soprattutto negative, nei confronti di quello che faceva, è riuscita ad sollevarsi da un momento difficile e ad andare fino allo scorso anno a insidiare il posto per la vittoria del campionato, comunque il passaggio nella categoria. Un applauso per quello che è stato fatto lo scorso anno. Come ho detto prima, a me piace guardare avanti, quindi questa è la serata del nuovo, la serata del domani, la serata della squadra che è qui con noi. È chiaro che è doveroso fare dei grossi ringraziamenti che devo fare perché spesso si parla, spesso occupo delle pagine di giornale per parlare del Civitavecchia Calcio. Civitavecchia Calcio non è assolutamente la mia comedia, Civitavecchia Calcio è innanzitutto la città, sono i tifosi, sono le autorità, sono le persone che ci permettono di fare quello che facciamo. Civitavecchia Calcio nasce nel settore giovanile, dove c'è Antonio Sanfilippo che con me tanto tempo abbiamo creato qualcosa che chiamiamo noi di altri tempi, qualcosa che è fatto dalla passione, che è partito anche lì da 20 ragazzini in un campo di terra fino all'impianto che abbiamo oggi e i più di 200 ragazzi che tutti i giorni scalciano su quel campo. Ma soprattutto il livello che è stato raggiunto grazie a tutti quelli che ci sono stati, e grazie al direttore sportivo attuale, Maggi, al direttore sportivo passato, Rocchetti, che oggi è il nostro amico di Lu, a primo punto di Lores, a Mazza, a Guardieri, a Subito, che quest'anno ha un grande fardello di portare in alto la squadra del 2003, che saluto e che sono sicuramente un pezzo del mio cuore. Insieme ai 98, come dicono sempre tutti, che mi paragonano il 98-2000, lo facciamo anche stasera. Per cui insieme a loro abbiamo fatto, insieme a Chicca, insieme a Filippo, abbiamo fatto qualche cosa che a un certo momento abbiamo dovuto lasciare in parte, quindi suddividermi, perché c'era bisogno anche di spingere sulla prima squadra, perché altrimenti era un lavoro monco. È chiaro che è molto difficile, dispendioso sia in termini di forza sia in termini economici, però grazie all'aiuto dei tanti partner che riesco a coinvolgere insieme a Antonio, riusciamo a coinvolgere, che qui stasera ringrazio tutto, qualcuno è presente, qualcuno è arrivato, sta salutato e è andato via, ci permettono di fare questo sport. Non vorrei dimenticare nessuno, ma la De Angelis Costruzioni, la Royal Bus, un'azienda importantissima che avvicina tutto lo sport e che ci permette con grossi sforzi di andare a giocare in tutti i campi del Lazio. Non posso dimenticarmi l'Enel, che comunque permette a molte società di fare questo sport, di fare lo sport del calcio e non solo, la pallanuoto e tanto. Non posso dimenticarmi Conad, anche lì gioco in casa, ma è importante perché investiamo moltissimo anche in questo settore, come lo abbiamo investito nella pallanuoto e come lo investiamo in tutti gli sport. Vorrei ringraziare poi il nostro organigramma che prevede la presidenza Stefano Biondi, che chiamo qui vicino a me per fare un applauso a Stefano Biondi, che non tutti sanno è una persona che ha un coraggio da leone, in quanto nel momento in cui ci avete tutti eravamo wanted per quanto riguardava la Guardia di Finanza, la Polizia, i Carabinieri, si cercavano tutti perché erano fuggiti tutti quelli rimanenti. Stefano Biondi si è preso questo fardello, è doveroso e vi chiedo di fare un applauso. Prima di
di dargli una parola, perché so che ti piace parlare poco. Due parole di augurio e un saluto. Vorrei ringraziare pure tutti gli altri consiglieri, l'avvocato Simone Feoli. Buonasera a tutti, fa piacere vedere tanta gente qui stasera. Speriamo bene anche per questo campionato degli sforzi che abbiamo fatto in questi anni. Che dire, senza Ivano ovviamente tutto questo non sarebbe accaduto. Abbiamo avuto fiducia in lui, la riponiamo anche per il prossimo anno. Grazie. Di mister, due parole sulla squadra? La squadra diciamo è quasi totalmente nuova, come poi anche gran parte della società. Domenica cominciamo e al di là delle parole proviamo un attimino a fare qualche fatto. Poi la cosa più importante, diciamo, giusto. Complimenti, vai, un applauso all'allenatore. Buone, infatti. Preparatore dei portieri, Luigi Tizzi. E chiamo anche qui l'allenatore in seconda, Fabio Fantucci. Bravo Fabio, venite, venite. Allora, siamo pronti per domenica? Pronti? Obiettivo c'è, la partita. Ok, massima sicurezza. Quindi ok, siamo pronti, perfetto. Allora chiamo qui il direttore sportivo Sandro Fabietti. Detto Fabietti, Sandro. Direttore sportivo, due parole sulla squadra, anche lei. Buonasera a tutti. Niente, la squadra secondo me è abbastanza buona. Stiamo cercando di fare una squadra competitiva in tutti i reparti e stiamo lavorando. Stiamo facendo tanti sacrifici e niente, speriamo di fare un buon campionato. E allora facciamogli un applauso, andiamo avanti, team manager Fabio Cercassi, dirigente accompagnatore Raffaele Stefanelli. Eccolo Raffaele, vai Raffi. Hai il microfono, quindi sì, sì, vai tranquillo. Bene. Già hanno detto tutto loro, per te va bene. Vedi, a posto, vado avanti. Vai avanti. Allora, medico sociale dottor Gianfranco Iacomelli. Grande, un figlio che gioco veramente in tanti, famiglia, dove? È andato via? No, lo è qua. Dov'è? Il nostro gradito ritorno, è stato sempre il nostro medico sociale, però frequentava il campo. Dai, un applauso! Poi andiamo avanti, abbiamo il fisioterapista Carlo Libi, detto il divino. Ma perché il divino? Oh, la risposta, complimenti. Magazziniere Costanzi Raffaele, detto Erminio. Michele sicuramente al campo ancora, però ecco, queste sono figure importantissime nello spogliatoio, specialmente quando sono sopra, in alcuni momenti altrimenti. Dirigente addetto allo stadio Vincenzo Laganga. Eccolo qua, quando sarà Laganga, ragazzi, non sarebbe nessuno. Addetto stampa Pietro Russo. Pietro, se è partito adesso verso i 10:20 sta qui. Segreteria Chicca Gambelli. È un gruppo che nelle difficoltà uscirà fuori, uscirà sempre fuori, perché non c'è la signorina lì in mezzo a loro, ci sono tutte persone che l'abbiamo visto a Ostia, una partita con l'Ostia Mare, il primo che ha provato ad alzare la voce sono scattati tutti gli 11 in campo e i 6 che stavano in panchina. Forse non è saltato il Fazzini perché già avevano buttato fuori, perché questa gritta gliela sta trasmettendo lui, per cui io spero che voi ci seguiate, perché francamente questa sarà una squadra che rimarrà negli annali del Civitavecchia e io ci credo molto. Il portiere Maurizio Nencione. Daniele Paniccia, secondo portiere. Questa è più che una speranza, sì, più che una speranza, speriamo che quest'anno almeno non va il microfono, eccomi. Allora passiamo ai difensori, Leonardo Gabrielli. Giordano. Sì.
Guarda, eccomi. Sì, perché questo. Andiamo. Ok. Allora, Giordano Fatarella. Alessio Trecarichi. E una pistola. Roberto Civelli. Anche questo è un ritorno. Luca Iacomelli. Lorenzo Vincenzi. Eccolo qua, uccidere top. Per concludere con i difensori. Nascita. Per concludere il difensore Yuri Birra. Allora ragazzi, qualcuno vuol parlare al volo? Vuole dire le due cose qualcuno? Allora, se sì, a quale portiere ti ispiri e perché? Vai. A Gigi. Ormai sono grande che ispira a me. Mi sono ispirato. A chi? Zoff, perché c'ha. Tancredi, pensa che portiere che nessuno conosce. Noi lo conosciamo. Grazie. Difensore, ne prendo uno a caso. Roberto Gimelli. Preso bene? Allora Roberto, anche tu, a quale giocatore ti ispiri? Ti sei ispirato logicamente? Io a Scirea. Quando ero piccolo mio padre era stato un grande juventino tifoso e mi ha trasmesso sta cosa. Allora farei un applauso a Gaetano Scirea perché è stato veramente molto mi sono ispirato sempre a me. Marco Marino. Fabio Filangeri. Ho detto bene? Jacopo Gaudenzi. Anche questo è un ritorno direttamente a Manciano. Matteo Marras. Anche questo è più vicino, da Dolfa. Daniele, tutti, sei di Dolfa? Erano tutti prodotti del nostro vivaio, per la prima volta ne abbiamo tanti, tanti, tanti. Daniele Sargolini. Giuseppe Tabarrini. Dov'è? Taba. E Alessandro Cesaretti. Oh, lui è anche un ballerino, vero? Tu? Vedi? Ho preso, rapper? Vieni subito. Vai. Allora, rapper. Davvero? Ballerino? Allora, mi metti un attimo un. Che? Reggaeton, hip hop, che? Reggaeton. Hip hop, quello che vuoi, perché lui è un professionista, quindi reggaeton, hip hop. Sei pronto? Vai, allora, larghiamoci. Attenti, vai, sei pronto? Oh, ma non riprendete. Vai, Peppe, che è quello che sa fare! Vai, Peppe! Fate il ballo al cozzo! Yo! Le mani, le mani! Bravissimo! Vai, Peppe! Bravo! Un applauso! Speriamo che non si alleni il sabato sera. Speriamo che non si alleni il sabato sera, cioè no mattina è un casino, eh. Allora, un centrocampista a caso. Marco Marino. No? Passano tutti grossi siete. Allora, Marco Marino, stessa domanda. Che giocatore sei ispirato oppure ti ispiri ancora adesso? Nangolano su tutti. Perché Nangolano? Perché è più forte di tutti. C'è la pista più forte? Vai, ok. Passiamo agli attaccanti. De Sousa, Vinicius. E allora anche lui è un ballerino sicuramente. No? No. Samuele Cerroni. Allora Cerroni io lo conosco, Cerroni è un ballerino. Kevin Rasi. Sono qua un altro cinquantesimo che rientra alla fine. Lorenzo Fiorini. E qui i giornali si sono sbizzarriti, non perché sia bravo, perché è molto bravo, ma soprattutto perché, lo sapete, è il nipote di Lando Fiorini, per cui ci ha invitato tutti al PUF adesso a ottobre. Allora ultimo, ma non ultimo, Ciro Di Fiandra. E ce lo siamo lasciati per l'ultimo, perché ce lo concludiamo. Quindi allora vieni Ciro.
Te la faccio a te la domanda, vai, vieni. Stessa identica cosa, Ciro. Secondo te, vai. A cosa ti sei ispirato e perché attaccante? Vabbè, io sono diventato tifoso dell'Inter per... Numero uno lui, cioè, ragazzi. Per Ronaldo, quindi quando ero piccolo vedevo solo lui. Beh, Ronaldo dei tempi d'oro, no? Ronaldo dei tempi d'oro era Ronaldo. Quindi facciamogli un applauso a tutta la squadra! Questa è una serata dove il divertimento non doveva essere una kermesse, come vedete non ci sono autorità particolari, politici. Abbiamo invitato chiaramente il sindaco e l'assessore Lucernoni, assessore allo sport, avevano altri impegni, immagino Civitavecchia è molto provata in questo tipo di tempi, per cui è giusto che siano impegnati a risolvere i problemi più grandi, ma ci hanno mandato i saluti. Ci hanno mandato i saluti, ci hanno dato in bocca al lupo e quindi saranno con noi alla prossima. Però al di là della politica io qui chiamo un attimo Sandro De Paolis, che siamo praticamente cresciuti insieme e lui è stato sempre vicino a me nello sport. Mi ricordo la copertura della piscina qui a Largo Marco Galli che ci ha permesso il ritorno in Serie A1 e anche c'è stato sempre molto vicino per tutte le attività che avevamo e tutte le richieste che facevamo all'Enel, perché come consigliere comunale è sempre stato vicino alla città e ha sempre, tra virgolette, utilizzato l'Enel credendo che comunque se c'è un ente su Civitavecchia così importante è giusto che sia vicino a tutto lo sport. Io chiaramente mi onoro di essere suo amico, gli do la parola proprio perché l'ho visto arrivare adesso, non era nemmeno previsto, quindi per un saluto alla squadra. Sì, grazie. Giustamente come diceva Ivano siamo cresciuti insieme. No, assolutamente. No, a parte gli scherzi, credo che sia giusto dare il giusto riconoscimento allo sport. Lo sport è una cosa importantissima e il calcio credo che sia una delle attività importanti del nostro paese, ma credo che bisognerebbe avere un'attenzione particolare, soprattutto non solo sull'agonismo, ma altrettanto sullo sport giovanile. Quindi credo che il rilancio dello sport, chiunque si metta a disposizione dello sport, ricordavi con l'SMC, con l'assessore, ti ricordi, l'assessore della provincia che ci aveva fatto questo regalo, credo che sia giusto adoperarsi e fare in modo che lo sport cresca, ma soprattutto che crescano i valori, perché attraverso i valori dello sport crescono i valori della società. In bocca al lupo sia a livello di valori, ma soprattutto a livello di valori. Grazie Sandro, sei venuto a salutarci. Bene, allora io vi invito tutti quanti a vedere un attimo, c'è un video che stiamo per proiettare. Thank you.
facciamoci un sogno, è questo l'urlo della gradinata popolare del Civitavecchia con lo striscione e con, vedete anche quel bandierone. Ecco il cross, libera la difesa, ma c'è Marino, il tiro, la blocca addirittura, Carrifice Fischio, il Civitavecchia vince 1-0 contro l'Atletico SFF. Ogni partita è una battaglia, è questo il grido della gradinata popolare per incitare il Civitavecchia Calcio che sta per entrare in campo. Ancora Vegnadusso, lascia però la conclusione che dà solo l'impressione del gol. Filangeri, Laurato, Laurato non tira, colpo di tacco, la grande parata di Trichera, gol! Marino, si è rifatto Marino, 2-1 Civitavecchia. Proprio lui, l'avevamo criticato, ma si è rifatto, Marino. Ben trovati da Dario Curcio, oggi è il giorno di Civitavecchia CPC, si gioca la nona giornata di ritorno del il gol che dà i tre punti al momento al Civitavecchia, e Marino, che gol! Marino dal nulla ha trovato il 2-0, sorpreso Chessa, ma Marino ha trovato un gol incredibile. Lancio per Vegnadusso, arriva invece Giustarini, attenzione, un po' di spazio, il pallone per Laurato, Laurato sul sinistro, il cross al centro, colpo di testa, gol! Vegnadusso, anzi forse Cerroni, Cerroni ha segnato il 2-0. Poi Cerroni, Cerroni, ora bene sulla destra per Crosato, vediamo se va al cross il numero 2, colpo di testa di Cerroni, traversa! Traversa clamorosa di Cerroni, ancora grande azione Civitavecchia con il cross di Crosato, colpo di testa di Cerroni, solo la ora Merino, buona la giocata, quindi il pallone per Laurato, ancora Merino, il pallone finisce a Iacomelli, la conclusione finisce alta perché c'è stato anche il tocco da parte di Murante, forse poteva, vuole il gol del 4-1 il Civitavecchia, ecco che parte Cerroni, il tiro, gol, bellissimo rigore di Samuele Cerroni e 4-1 Civitavecchia che quindi chiude i conti. Il cross al centro, la conclusione, ancora un gran gol, che gol ha fatto! Ugo Fronti, un applauso a Ugo che spesso in campo e qualche volta dietro le quinte è sempre vicino al Civitavecchia Calcio, sempre. Allora consegna Fabio, un altro delle vecchiese Doc, nero azzurro Doc, un crest del Civitavecchia Calcio ad Ugo Fronti per quanto ha saputo fare, vedete anche le immagini e quanto ha vinto con la maglia nerazzurra seguendola dalla panchina e poi anche per quello che ha fatto in giro. Grazie Ugo. E l'altro che volevo chiamare è un nostro adesso tifosissimo, ma che è stato il capitano Primo Pedro Nilli, io sempre chiamato Pippo. Perché come dice la targa del crest che chiamo il presidente Biondi a consegnarlo, perché con la grinta e la passione ha fatto crescere a noi, a tanta gente sulle tribune, la voglia di giocare a pallone. Pippo, c'è Gianfranco Iacomelli, il medico che era medico già allora, che ha spesso giocato con punture, con dolori lancinanti, ma quando era la domenica alle 2:30 lui stava lì.
due parole, Pippo, so che tu non ami e sei anche emozionato, però siamo in famiglia. Emozionato perché è in clima dello spogliatoio, quindi va bene, va bene. Quindi un in bocca al lupo innanzitutto a un vecchio amico che Claudio Fazzini, che abbiamo condiviso tante battaglie sul campo, quindi voglio dire, un gradito ritorno. Un bocca al lupo ai nuovi arrivati, con l'augurio che sentite questi colori dentro il cuore, perché sono colori che si sentono. Mister, meglio di me, può spiegare quello che significa indossare questa maglia. Speriamo di andare avanti nel miglior modo possibile, come l'altro anno, che veramente è stata una situazione abbastanza caotica. Ringraziamo Iacomelli che si è preso questa situazione di portarla avanti e quindi tenere in alto il nome del Civitavecchia Calcio. In un bocca al lupo a tutti e in un proseguo ottimale del campionato. Grazie, grazie.